Buongiorno, miei cari amici, lettori e pensatori liberi. Oggi, come terza settimana del mese di aprile, torno a parlarvi di mito e classicità. Abbiamo avuto modo di ripercorrere molta della mitologia inerente alla tessitura. Questa simbologia o metafora che davvero attraversa gran parte della mitologia classica, ma che vede protagoniste assolute le donne, ognuna con una caratteristica particolare, ognuna che tesse o fila una metafora, per così dire, avente un significato specifico, unico e prezioso. Oggi vorrei parlarvi di come questa metafora della tessitura in relazione al mito abbia una caratteristica davvero specifica inerente alle donne, ovvero come le donne la rivestano di significati profondi e allo stesso tempo la metafora della tessitura riesca a descrivere il ruolo della donna che da sempre attraversa la cultura occidentale e non solo. Occorre sapere infatti che le donne nel mondo antico non avevano diritto di cultura, di istruzione, non potevano aderire alla vita politica, quindi non potevano dibattere in merito alla vita politica e allo stesso tempo avevano il dovere di allevare i figli, educarli e di badare alle faccende domestiche. Quindi il loro ruolo era ritagliato a questa sfera davvero fondamentale, però anche, per così dire, ristretta. Per tale ragione, tra i vari compiti a cui dovevano dedicarsi c'era l'arte appunto di filare o tessere, costruire abiti, stoffe, eccetera. E in molte della letteratura le donne vengono descritte appunto in questo ruolo. Per esempio, Ulisse, quando incontra Nausicaa, la incontra proprio nell'atto di filare. Cioè, quando arriva a corte la trova filando con un fuso in mano. E parimenti, Elena, alla corte di Paride, viene descritta da Omero filare. E anche questo è un elemento molto significativo, già che Elena è per eccellenza la donna filigrafo, traditrice dedita alla lussuria e al tradimento, e dunque descriverla, filare, è proprio un atto di descrizione di una donna che per eccellenza viene descritta come antidomestica per eccellenza, invece in un atto di perfetto ruolo che veniva attribuita alla donna. E parimenti, anche Andromaca viene descritta filare durante uno degli episodi in cui si parla di Andromaca. Ma anche la rappresentazione iconografica dei vasi nel mondo greco era caratterizzata dalla visione delle donne, la rappresentazione delle donne con in mano degli oggetti. E tradizionalmente questi oggetti potevano essere o lo specchio o il fuso. Infatti, in molti casi, il fuso e lo specchio vennero confusi e solo oggi sappiamo ben distinguerli, o meglio distinguerli. Infatti, se in un disegno si rappresenta uno specchio o un fuso, l'immagine in certi casi può sembrare rassomigliante, può sembrare sovrapponibile. Ma perché vi racconto questo? Perché la donna veniva appunto rappresentata o a dedicarsi all'arte del tessere e del filare, oppure a dedicarsi all'arte di addindarsi, di rendersi bella. E infatti l'altra sfera di potere, per così dire, che la donna aveva a disposizione erano proprio le arti di Venere. E anche qui ritorna la tessitura.
Infatti si narra di Atena, la cui passione non era particolarmente rivolta all'amore e alla sessualità, realizzò per se stessa un manto capace di ricoprire tutto il suo corpo e allontanare gli uomini, allontanare il desiderio sessuale maschile. E sempre Atena costruì un manto molto simile per Era, in modo tale da in qualche modo contrastare il desiderio erotico di Zeus in certi tempi della vita. Ma, d'altro canto, abbiamo l'immagine di Afrodite, che per eccellenza è la dea dell'amore, e appunto per eccellenza simbolo di sensualità e di erotismo. Essa infatti viene descritta con questo gioco di, da una parte, trasparenze, pepri, vedo non vedo, eccetera. Ma d'altro canto viene anche descritta come la dea che, qualora un uomo avesse visto nuda, avrebbe perso la vista. Quindi l'erotismo per eccellenza ha questa caratteristica della trasparenza, del vedere senza troppo vedere. E questo la cultura greca ce lo trasmette bene, ma ce lo trasmette anche attraverso dei rituali che le donne si tramandavano di donna in donna, di figlia in figlia, o comunque di generazione in generazione, ovvero dei gesti rituali che avevano una simbologia precisa che l'uomo in qualche modo riconosceva, come il gesto di sciogliere la cintura, simbolo di accoglienza all'atto sessuale, o il gesto di sciogliersi i capelli, simbolo di seduzione, o ancora il velo, simbolo di verginità, al momento del matrimonio alzato, simbolo dell'apertura alla perdita di verginità. Accanto a tutto ciò, naturalmente, Venere è una simbologia molto specifica, che nella letteratura è molto presente, soprattutto nella letteratura elegiaca, ma anche bucolica, ovvero il simbolo dei vincula veneris, ovvero dei vincoli di Venere. Infatti Venere viene descritta come una potenza d'amore, una forza capace di imprigionare i corpi altrui e renderli schiavi di una passione alla cui forza nessuno riesce a rinunciare, nessuno riesce a tirarsi indietro. Questi vincoli d'amore non erano considerati soltanto potere di Venere, ma Venere in qualche modo li trasmetteva a tutte le donne che di generazione in generazione imparavano il mestiere di accalappiare, per così dire, di intrappolare gli uomini e negarli nel corpo e nella mente a dei vincoli d'amore incapaci a sciogliersi. L'uomo non era mai capace a sciogliere questi vincoli. Molti poeti, tra cui Properzio, lo stesso Virgilio, ci descrivono proprio questa condizione di essere quasi maledetti da un vincolo che magari fa soffrire, ma a cui non riescono a rinunciare, che non riescono proprio a sciogliere. E questo è il vincolo di Venere, un potere assoluto dato alla donna e che solo il ruolo femminile riesce a costruire, riesce a realizzare. Dall'altro canto, però, il mito, che è sempre capace di raccontarci una verità e il suo esatto opposto, ci racconta un episodio divertentissimo inerente Venere e o Afrodite, e che lo si dica dal latino alla greca, e un altro personaggio di cui già abbiamo parlato, Efesto o Vulcano, il dio del fuoco, il dio del ferro, il dio che conosceva l'arte della metallurgia.
Vi metto qui nei video consigliati, rimando al video in cui vi ho raccontato tutta la mitologia, tutta la storia di Efesto, ma non vi ho raccontato la fine. Infatti, noi eravamo rimasti che Efesto aveva sposato Afrodite. Afrodite non lo amava. Per tale ragione lo tradì molte volte. Tra i suoi più grandi tradimenti vi fu quando con il dio Ares o Marte, che si esercitò per molto tempo, finché Efesto non decise di porre fine a questo tradimento, che d'altro canto era per lui un motivo di presa in giro, insomma di ferita profonda. E costruì una rete trasparente ma capace di prendere in prigionia degli uomini o degli dèi, la stese sopra il netto del tradimento e al momento dell'ambresso tra Afrodite e Ares scattò la rete, la trappola e dunque loro due rimasero intrappolati dentro la rete. E furono esposti da Efesto a pubblico ludibrio di tutto l'Olimpo, che appunto riconobbe il tradimento di Afrodite. E dunque, se da una parte Afrodite conosce i segreti per vincolare in maniera inscindibile gli uomini, dall'altra parte l'ingegno di un semidio riuscì a intrappolare Afrodite nelle membra, così come Afrodite riesce, diciamo, con i suoi vincoli d'amore. Cosa trarre da tutti questi miti bellissimi inerenti la donna, il femminile e la sensualità? E vorrei ricordare due elementi specifici. Innanzitutto, l'idea che esistono effettivamente nella vita di tutti i giorni delle potenze naturali che sono capaci di incatenare il nostro spirito, ma esse non devono essere viste come elementi negativi, bensì come elementi che, perseguendoli, aiutano a scoprire nuove risorse di noi. Infatti, come l'amore è parte di noi, i vincoli che talvolta, come forze naturali, ci imprigionano, sono elementi della nostra natura e ci conducono a scoprire parti di noi che diversamente non conosceremmo. Dall'altro canto, un altro elemento a cui vorrei fare menzione è l'elemento del ruolo della debolezza, per così dire. La donna, infatti, viene sempre vista come il ruolo fragile, il ruolo debole, ma questa storia ci racconta come talvolta, proprio dal ruolo più fragile, dal ruolo più debole, arrivano forze, poteri inaspettati che a cui noi siamo impotenti, contro cui non possiamo fare nulla, e che però tengono in mano perfino l'origine della vita.